Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yubufo followers. Buona giornata a tutti voi. Attenzione perché non ci sono partite giocate, non si gioca a calcio, dobbiamo aspettare l'altra settimana ancora dopo la sosta delle partite delle nazionali per vedere qualche partitella più interessante, anche perché le partite della nazionale ce le abbiamo tutte qui sulle piglottide, non interessano a nessuno, soprattutto perché i nostri calciatori sono rimasti a casa, molti dei nostri calciatori non sono andati in nazionale, questo è un bene, perché non ritorneranno rotti o stirati o stiracchiati o cartonati, che è ancora peggio. Ad ogni modo oggi parleremo di quello che sta succedendo con i cartonati, perché ci sono sempre in mezzo loro, ma si tratta sempre di mettere in mezzo la Juve, buttiamo in mezzo la Juve ragazzi, perché altrimenti non si vendono i giornalai. I giornalini, attenzione followers, prima di iniziare ha bisogno del momento tenerezza. Voi sapete che è importante fare l'iscrizione al canale del Gufo, è gratis, basta fare clic sul tasto iscriviti e poi dovete lasciare un like, perché se non lasciate un like siete anche voi dei gabri gravina. Followers, parliamo di cose importanti, ha parlato lui, Simone Inzaghi, l'allenatore che spiace. Praticamente lui dice questa cosa, ve la voglio leggere insieme. Simone Inzaghi a Mediaset, arbitri, dobbiamo tutti quanti aiutarlo. Tanti episodi non sono semplici da giudicare, ma per fortuna c'è uno strumento importante come il VAR. Io direi per fortuna c'è la Marotta League, perché giustamente lui commenta, no? Commenta, che cosa fa a commentare lui? Che praticamente in panchina si sbraccia loro che accerchiano sempre l'arbitro, perché aveva detto Rocchi, questa volta, quest'anno cambia musica, quest'anno attenzione. Attenzione perché quest'anno alla minima protesta, alla minima cosa c'è il cartellino giallo, poi vedete che Inzaghi in panchina può fare quello che vuole, mentre invece hanno già preso di mira il nostro allenatore sanzionandolo, però loro possono fare tutto quello che vogliono, ma alla fine lui dice meno male che c'è uno strumento importante come il VAR, ma quando mai? È normale che lui parla ragazzi, perché avete visto no? Noi ci stiamo facendo la guerra tra poveri, qua il problema è questo, noi facciamo la guerra tra poveri con il milanista, con il pianiapoletano, con tutti quelli delle altre squadre, perché lui dice, no, vedi, quello l'ha toccato sulla spalla e vedi che a noi ha dato i rigore. Ma sei andato a cercare quell'episodio di Callejon che è successo 6 anni fa. Ma pure voi siete andati a pescare il retropassaggio di Chiellini a Buffon, che tra l'altro non era retropassaggio, che è comunque vecchio di 5 anni, e ci facciamo la guerra tra poveri, quando alla fine su Anghissà comunque c'era un fallo non sanzionato, sul nostro calciatore c'era un fallo, quello della Roma pure così, quello del Milan pure così, però poi vai a vedere ragazzi, alla fine c'è chi viene penalizzato, il Pianiapoli è stato penalizzato, nonostante ha ricevuto tanti altri favori arbitrali, perché dipende comunque, dipende dalla partita. La Juventus è stata penalizzata, ci sono partite in cui anche il Milan è stato penalizzato, la Fiorentina anche è stata aiutata, però poi viene penalizzata tutte le squadre. C'è una squadra, solo una, che alla fine nel dubbio a loro sempre rigore, a loro comunque basta che lo tocchi sempre rigore, a loro comunque basta che guarda così, dice ha guardato, vabbè rigore, ha guardato rigore. C'è solo una squadra, è normale che lui parla del VAR e dice meno male che c'è il VAR. Ovviamente. Fai parte della Marotta League, il VAR l'hanno costruito intorno a te, è normale che lui non si lamenta, però gli piace parlare, giustamente deve far sentire la sua voce. Ad ogni modo c'è un allarme ragazzi, ve lo voglio far sentire, ve lo voglio far leggere, attenzione, allarme arbitri, shopping Arabia, tutti i nomi in lista e le cifre offerte, i sauditi puntano a portare nel proprio campionato i migliori direttori di gara d'Europa. Il piano è come pensano di rispondere le federazioni. E qui ragazzi vedete che gli arabi vogliono portare lì in Arabia non solo i calciatori, anche gli arbitri. Allora uno dice, beh, vabbè, questi qua in Italia si sono riuniti e hanno detto, adesso ci facciamo sentire, dobbiamo parlare con Marotta, o ci dà l'aumento o ce ne andiamo in Arabia. Vedete che gli arbitri adesso si saranno organizzati, perché magari loro vogliono ricevere qualche spicciolo in più per supportare la Marotta League ragazzi. Attenzione, parliamo di una cosa importante, giustamente si parla di notizie alternative, adesso dice vabbè qua c'è lo scandalo comunque che è la cartonese, hanno fatto di tutto con la Marotta League, con gli arbitri e poi non avevano i soldi e poi vengono pignorati e il presidente in galera, sono già 5. E poi dobbiamo anche dire che, vabbè, questo qua di Lion Rock si sa o non si sa di chi è la proprietà.
E poi c'è uno che è presidente del Cagliari, ha delle partecipazioni comunque con la Cartonese, e questo significherebbe Serie B per entrambi. E non si possono iscrivere al campionato, quindi ci sono giustamente anche le infiltrazioni all'interno della Covisoc che poi si dimette, vedete, c'è di tutto. Loro non si fanno mai mancare nulla, e adesso è arrivato pure lo scandalo del bagarinaggio. Il morto in curva, e poi attenzione perché giustamente loro vendono questa cosa con i tifosi. Non ti preoccupare, col Capitrust usciamo con le famiglie, con le mogli, andiamo insieme a bighellonare. Non si fanno mancare nulla, giustamente i giornali vengono in aiuto. E adesso calcio e finanza. Barcellona, i revisori dei conti contro il Barcellona, il bilancio è rosso. Ma che cazzo te ne frega te del Barcellona? Parla del bilancio dei cartonati che non sanno da dove prendere i soldi. Parla delle cose importanti. No, adesso si mettono a parlare delle cose del Barcellona e vedete che giustamente sotto, no? Come la Juve, vedete, attenzione, è sempre più ridicolo, il Barcellona deve fallire. Vedi, i cartonati, strano, vedi, ma questi insegnano alla Juve come rubare, giustamente, vedete, devono parlare tutti quanti della Juve e parlano del Barcellona per distogliere comunque da quello che effettivamente è uno dei grandi problemi del calcio italiano, l'infiltrazione interistica dentro al calcio. Perché ragazzi, l'avete visto tutti, alcuni alla FIGC, nella Covisoc e nei conti revisori, nelle procure, stanno dappertutto questi qua, e non li tocca nessuno. Però andiamo a parlare del bilancio della Cartonese. Giustamente poi, no, loro fanno degli articoli perché giustamente, raga, io dico giustamente perché ormai noi sappiamo che così ce l'aspettiamo, anche i giornali li devono aiutare, no? Devono cercare in qualche modo di distogliere l'attenzione, il focus, no? Dice, no, dobbiamo cambiare focus, spostiamo un attimo il focus e vedete che i giornali, mai più richieste, perché è tutto a posto, mai più, adesso è tutto sistemato. Mai più richieste di migliaia di biglietti per gare importanti, quando il tifoso comune fa fatica ad acquistare un solo tagliato. Normale, fa fatica perché lo acquista per più di 1.000 picco euro, quello che è, quando poi loro lo hanno pagato meno. Si chiama bagarinaggio. Chi gliel'ha dato i biglietti? Marotta. Su richiesta di chi? Su contatto di chi? Che magari hanno chiamato l'allenatore, quello ha detto non ti preoccupare, a cambio dello sciopero del tifo, voi non fate lo sciopero, io parlo con Marotta e con Zanetti e con noi, vi do i biglietti, c'è chi l'ha dato, lo sapeva la Dinos, quindi tutto a posto. Mai più incontri tra top player o dirigenti societari e capi delle curve, mai più, tutto risolto, mai più, non succederà mai più, quindi adesso basta. Spostiamo il fuoco, parliamo della Juve cattivona, basta parlare di lì, ma perché li dobbiamo punire? Perché andrebbero deferiti? No, basta, tutto a posto, vedete qua. Mai più soffiare, questo era un pelino, ma proprio poco, un pochino più grave. Mai più soffiate a favore di Ultras circa indagini dell'autorità giudiziaria. Un'inezia, una sciocchezzuola, sono ragazzate, ma che volete che sia? Che comunque questo qua, Pupi Zanetti, quello che diceva, noi vinciamo senza rubare, noi vinciamo senza rubare, quando alla fine lui parlava con quelli dell''Ndrangheta, gli diceva, vedi che ci sono delle indagini in corso, no? Mandando a polpette tutto il lavoro degli inquirenti, dei pubblici ministeri, dei carabinieri, della polizia, intercettazioni, cose, questo qua dice, oh, vedi che vi stanno prendendo. No, sta tutto a posto, giustamente, vengono protetti, mai più, non esiste più, quindi tutto a posto. Anche la Gazzetta, ovviamente, continua, vedete, l'indagine, vedete, mettono qui l'indagine. E loro che cosa fanno? Un sondaggio. I giovani stanno con gli ultras, si fanno sentire parte di qualcosa più grande. Ci fanno sentire parte di qualcosa più grande. Quindi i giovani, vedete, questa è l'inchiesta di quelli della Gazzetta dello Sport. Non è che dicono, no, come la Juventus, radiateli subito, giustiziateli, così rubavano, mandateli in B, castigateli, metteteli in pubblica. No, no. È un'indagine che comunque ai giovani la curva piace, quindi non c'è niente di male. Perché poi la curva non esiste più. Cioè, questo episodio che vi voglio far vedere, questo è parte del passato. Vedete, nella partita Inter-Torino c'è un tifoso cartonato che mima il gesto dell'aereo, no? Mancanza di rispetto verso la tragedia di Superga a quelli del Torino.
Però non esiste più, ragazzi. Questo è cosa del passato. E questo sarà uno degli. Vabbè, non fa niente. Cioè, non si è reso, non si è ancora reso conto che la curva è cambiata. Molto presto anche lui si renderà conto, perché adesso loro sono delle brave persone. E comunque, Follows, comunque, attenzione, che c'è ancora qualcuno che non l'ha capito. Vedete che dalle carte del GIP di Milano emerge che tre ultras già noti alle forze dell'ordine avevano amicizie dentro la SFU Inter di Milano e ottenevano all'interno resti delle scorte di magazzino che rivendevano per diversi scopi. Si chiama bagarinaggio, però invece che con i biglietti lo facevano comunque con del materiale di magazzino che raccattavano lì nello stadio dei cartonati. Per ragazzi, tutto a posto, perché ci fanno sapere che è tutto regolare. Alla fine, adesso stanno tirando in mezzo la Juve, perché c'è la Juve, vedete già altri, i youtuber cartonati, vi ricordate che loro erano in emergenza, erano in difficoltà, non sapevano che cosa dire, però arriva l'aiuto dall'alto della piramide, gli dicono prima dite fatture corrette appena, poi dite che la Digos sapeva, e adesso stanno dicendo praticamente che la Juve, anche lì c'è l'andrangheta, che l'andrangheta esiste dappertutto, soprattutto nella Juve, ma non ne parla nessuno. Vogliono spostare il focus su di noi. Per cui, vedete, ragazzi, è tutto al contrario. Il cartonato funziona al contrario. Ma lasciamo stare, Followers, cambiamo argomento. Parliamo dei piani napoletani, perché loro giustamente ci fanno sapere questa cosa, no? Voi sapete che loro sono molto propensi, no? Come succede qualcosa. E dice, adesso c'è Lukaku, no, il babà di Lukaku, la pizza Lukaku nel presepe, ma già fa un tatuaggio di Lukaku, poi dopo va via Lukaku, viene Pinco Pallino, il babà di Pinco Pallino, la pizza di Pinco Pallino, ma già fa un tatuaggio di Pinco Pallino, loro sono così. E adesso, ragazzi, attenzione, il babà del tifoso del Como, il tatuaggio del tifoso del Como, la pizza del tifoso del Como, perché il tifoso del Como ha detto che ha ricevuto una grande ospitalità quando è andato alla trasferta di Napoli. Ha già fatto tatuaggio del tifoso del Como. Vedete che sta girando questo articolino che loro fanno vedere. Attenzione, il Como ha ringraziato i tifosi del Piagnapoli perché si sono trovati molto bene. E veramente bella sportività, che accoglienza! Veramente gli offrono la birra e ci dobbiamo fare il tatuaggio di quello del tifoso del Como. Adesso esce pizza tifoso del Como. Lo dobbiamo mettere nel presepe, il tifoso del Como, perché ci hanno detto che siamo ospitali. Allora, che succede adesso? Loro approfittano di questo articolino per dire, vedete, tutti voi che dite che quelli del Napoli sono una tifoseria da evitare, una tifoseria che combina guai, noi siamo bravi, il moderno da seguire. Il Como, pian napoletano, sveglia, è venuto il tifoso del Como. Il Como quante volte è stato in Serie A? Una decina di anni, proprio al massimo, e sono stati tutti anni negli anni 50. Il Como, non è che è venuto, oh, la Cartonese, il Milan, la Roma, la Juventus che tanto odiate, che se uno viene con la maglia della Juventus lo sparate in diretta e tutti applaudono perché c'aveva la maglia della Juve, si può fare. Il Como, fate venire quelli della Cartonese, fate venire quelli là dell'Inter, che giustamente, siccome il Como non avete nulla da spartire con loro, è normale che li trattate bene. Però se viene poco a poco un'altra squadra che vi ha preso negli anni a sberle in faccia, tipo la Juve, che vi hanno bastonato, umiliato sul campo, è normale che lì voi tanta gentilezza con questi tifosi non ce l'avete. Oh, ma già fa un tatuaggio, tifoso del Como! Pronto? Abbiamo disponibile la pizza tifoso del Como, l'abbiamo inventata noi, c'è il copyright, abbiamo la cazzimma. Ma che cazzo di discorsi sono? Vedete come siamo bravi? Oh, si vantano anche dell'aria che respirano. Io non lo so come fanno questi qua. Tipico del nostro paese. Anonimo dopo la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza, fate l'iscrizione al canale se il video vi è piaciuto. Potete anche lasciare un like, altrimenti anche voi sarete dei portachiavi come pistola. Yeah.